Panther. No. Bitches. Sei già in piedi oppure dormi? Oh, senti, a me comincia a cagarmi il cazzo. Bentornati, giovincelli. Ci siamo tutti. Ma com'è che non c'è metà classe? Prof, siamo metà in dad e metà a casa. Ancora con quei marchingegni tecnologici? Ma tu guarda un po'. Raga, mi sentite? Oh, mamma. Prof, la sentiamo. Ok. Allora, ragazzi, ma dove sono andati? Carmelo, alzati e vieni a impostarmi questo coso. Prof, se n'è di nuovo andata la connessione. Ancora? Io vado. Like se volete che vi porti con me nel rientro a scuola. Qual è la regione dove si lavora di meno? Ecco la classifica in base al tasso di disoccupazione medio. Al quinto posto troviamo la Sardegna con il 13,5%. Al quarto posto troviamo la Puglia con il 14%. Medaglia di bronzo per la Sicilia con il 17,9%. Medaglia d'argento alla Campania con anche lei il 17,9%. E ragazzi, al primo posto la regione con più disoccupati in Italia è la Calabria con il 20,1%. Ok, per farvi capire la differenza, tra le migliori in Italia al secondo posto c'è la Lombardia con il 5%. E al primo posto c'è il Trentino Alto Adige col 4,5%. 3, 2, 1. Inizia la scuola e devo ancora fare matematica, latino e storia. Visto che non mi ricordo più come si studia, cerchiamo su internet. Il metodo più efficace è di fare così. Proviamo. Raga, mal di testa, questo metodo mi sa che non funziona. Ma che ora? È mezzanotte. Seguitemi per la parte 2. Y si se pone de espalda porque quiere po, toma, dale, toma, coño. Oh, think twice. It's just another day for you and me. You and me in paradise. Buongiorno ragazzi, è suonata in piedi, vi ricordo che ci si alza quando entra la professoressa e sembra ieri che siano iniziate le vacanze d'estate, infatti per me lo sono perché dovete sapere che i professori iniziano le vacanze tardi e le finiscono presto per preparare il programma, però questo non voglio farvelo pesare, non è colpa vostra e non... Seduti. Noto già delle persone che vicine non dovrebbero starci, ma non tradite la mia fiducia. Subito attaccando il computer. Voi cosa avete fatto quest'estate? Vabbè, parlo io. Come sono andate le vostre vacanze? Io sono scesa qualche giorno a Palermo, in Sicilia, nella mia terra natale della mia famiglia. Vi invito sin da subito a prendere appunti, perché come ogni anno il carico di studio aumenta, quindi non prendete sotto gamba, ma studiate sin da subito. Stanga, ti ho visto con la coda dell'occhio, la gomma da masticare la si butta o vuoi iniziare con una nota? Abbiamo qualche faccia nuova, mi sembra, qua. Vuoi presentarti, tesoro? Resterei tutta la giornata ad ascoltarvi. Oggi piccola introduzione, settimana prossima verifica, così iniziamo a raccogliere i voti, va bene? L'ultimo banco il primo giorno di scuola. Ci sono due opzioni: o vi accampate fuori scuola tutta la notte, ma parliamoci chiaro, è un po' complicato. Quindi cosa faremo noi? Portate a scuola un diversivo, tipo un sacchettino. Fatelo sventolare davanti ai vostri compagni per ingannarli. Dopodiché lanciate il sacchettino così, guarda, guarda. Dopodiché correte più veloci del vento verso la vostra classe. Mi raccomando però, non perdetevi, se no il piano andrà a rotoli. Like per altri video consiglio sull'inizio della scuola. Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Forests and cottages, castles and carts that can talk. Welcome to Wonderland, look where you're at. Maddest of hatters, the Cheshire. Questo video ti ricorda che domani non puoi più svegliarti tardi. Thank you.
subito, ok? Ciao. Non lo so, dito a me. Non ne puoi più di perdere 2 ore per ricostruire le unghie con le cartine? Buttale! Ti faccio vedere come si usano le gel tip per una ricostruzione pronta in 5 minuti. Prepara l'unghia come al solito. Stendi una base di gel. Lampada. Prendi la tip della dimensione dell'unghia. Opacizza l'interno della tip. Metti una perla di gel o acrigel alla base. Fai aderire la tip premendo dalla base fino alla punta dell'unghia. Lampada. Se c'è scalino, livellalo. Se ci sono piccole sbordature, rimuovile. Lucido o colore e hai finito! Se il video ti è sembrato utile, lascia like e condividilo con i tuoi amici.